invade questi luoghi così ancora rimasti intatti dopo più di 2000 anni. Un applauso a tutti gli organizzatori, oltre ai miei colleghi, i ballerini e tutti quelli che hanno lavorato, Giambattista Santi. Anzi, veniamo tutti quanti qui, facciamo i gladiatori, gladiatori. Ci dispiace perché mancavano le sedie, però a saperlo uno sgabellino da casa non era meglio più numerosi. Hai ragione, passo. Hai ragione. Pronto? Piacere, piacere. Grazie ancora. Come no? Un attimo, scusa a tutti, a nome dell'amministrazione comunale tutta qui presente, voglio ringraziare il pubblico, avete assistito a uno spettacolo straordinario in uno scenario magnifico, però devo anche scusarmi con parte del pubblico che probabilmente non ha potuto assistere in maniera adeguata a questa scena, queste scene. Un palco non poteva essere montato perché questa scena andava fatta in questa maniera. Sicuramente nei prossimi spettacoli che faremo qua saremo meglio organizzati e saranno spettacoli sempre all'altezza della storia, all'altezza di Mirabella. Ringrazio tutti gli attori, tutti i ballerini che sono stati veramente eccezionali e vorrei qui Giambattista per fargli un saluto e un applauso perché davvero lo merita. E grazie a lui e grazie al suo ingegno, alla sua caparbietà, alla sua voglia di strafare e di fare, che ancora una volta abbiamo potuto offrire a Mirabella Eclano e a tutti voi uno spettacolo magnifico. Ma come sempre Battista non si trova, all'ultimo momento ci fa sempre le sorprese, eccolo qua, un applauso a Battista, ve lo chiedo di cuore perché lo merita. E a lui vogliamo concedere il microfono per chiudere bene la serata con una piccola raccomandazione, con calma poi seguiamo la strada per uscire con attenzione perché siamo sempre in un territorio un poco accidentato. Grazie. Allora, grazie al gentile pubblico che ha... Innanzitutto buonasera, vi ribadisco quello che ha detto il nostro sindaco. Non avevamo bisogno e non volevamo mettere dei palchi e niente forzature all'interno di questo bellissimo parco archeologico. Quello che abbiamo raccontato è la storia ufficiale, nessuno ha voluto ricrearsi o inventarsi chissà che cosa. Sappiamo tutti dalla storia ufficiale, quella con la S maiuscola, ciò che è successo nell'89 avanti Cristo e quindi è stato anche un modo per insegnare ai nostri ragazzini quello che è stato il passato per poi vivere meglio il presente. Ciò Cornelio Silla, dove sei? Vieni un attimo con gli altri attori. Lucio Cornelio Silla? Gabriele? Buonasera a tutti. Vogliamo fare un bel applauso a Gabriele Greco? Ecco qua Gabriele, grande interprete Gabriele Greco. Stefania, grazie. Un applauso per Stefania, grazie. I gladiatori, venite accomodati, soprattutto quello piccolino, venga qua. Un applauso ai gladiatori che sono dei maestri, vengono da Cinecittà, sono degli attori, anche loro. Vi passo il microfono a Giambattista, il vero artefice di tutto. Allora, signor sindaco, gentile pubblico, vi svelo la provenienza dei nostri tre attori che ci siamo conosciuti, ci siamo meglio conosciuti stasera. Pensa, la storia di Eclano è stata raccontata da tre siciliani. Stefania di dov'è? Catania. Gabriele?
Dove sta Gabriele? Io sono di Messina, quindi. Francesco Dainotti? Catania, quindi pensate, tre siciliani hanno raccontato la nostra storia. Un applauso ai nostri tre amici. Dov'è il capo dei gladiatori, Franco Gervasio? Allora, se hai venuto qui e hai visto questo parco, detto che bello, bisogna promuoverlo. Sì, la mia espressione è stata questa. Appena l'ho visto ho detto, ma siamo in un posto che non ho mai visto e mi sembra di aver visto qualcosa molto simile a Pompei. Quindi è un posto che va assolutamente valorizzato e sinceramente parlando, a primo acchito, nella prima visione, ho già immaginato di fare diverse e più gloriose rappresentazioni in questo sito. Complimenti per il posto e complimenti per tutta l'organizzazione. Grazie. Intanto salutiamo con questo applauso anche Sua Eminenza il Vescovo che sta per... Possiamo chiudere qui la dottoressa Ada? Prego, dottoressa Ada. Allora Ada, l'assessore, tutti hanno lavorato con gran zelo, grande entusiasmo, ci siamo occupati tutti. Dove sono i centurioni? Prisco? Di dove sei? Sei siciliano anche tu? Di dove sei? Un applauso a tutti i nostri cittadini, concittadini che hanno voluto raccontare questa storia. Un saluto a tutti, tra pochi giorni uscirà il programma Descrivere il cinema. Possiamo annunciare la star, sindaco? Il giorno 8 a Mirabelleglano ci sarà Enrico Montesano come apertura delle tre serate di Scrivere il cinema. Saranno tutte e tre serate straordinarie, importanti. Vi invito a partecipare a Scrivere il cinema soprattutto, e poi a tutte le altre giorni, agli altri manifestazioni che si seguiranno fino al 28 di settembre. Quindi Mirabelleglano è un mese in festa, è un mese con un programma straordinario e noi vi invitiamo a vivere la città di Mirabelle e ad assistere a questi spettacoli straordinari ed in particolare alla tirata del capo. Grazie, buonasera.